del cuore che è stato nominato, scelto da, ha ricevuto più di 2000 voti, questo significa che più di 2000 persone hanno eletto questo luogo, questa cappella della Madonna del Monte come luogo del cuore, luogo a cui sono particolarmente affezionati. È importante perché questo è un luogo identitario di un territorio e di una comunità, ed è importante perché si fa scoprire, si fa riscoprire, forse si fa conoscere ai più giovani un luogo che ha una storia importante, perché uno dei motti del FAI, della sua fondatrice Giulia Maria Crespi, era proprio questo, cioè si ama ciò che si conosce e si protegge ciò che si ama, cioè tutto nasce dalla conoscenza. Se si conosce il proprio patrimonio culturale lo si ama, lo si apprezza, e quando lo si ama viene anche il sentimento e la voglia di proteggerlo e di valorizzarlo. Quindi complimenti a tutti i cittadini, in particolare a Sebastiano Curci, che ha preso a cuore questa campagna dei luoghi del cuore. Complimenti a tutti e continuate a valorizzare, ad apprezzare questa cappella della Madonna del Monte in territorio, e in particolare ogni angolo del vostro territorio e il territorio in cui vivete. Siamo riusciti a mettere insieme tutte le autorità che sono intervenute, e questo ci fa onore come comitato civico, e ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati a venire a presenziare, a intervenire e a promettere, speriamo bene, di darci una mano nel proseguire questo percorso a lungo termine, questo lo sappiamo, di rigenerazione e riqualificazione e recupero di questa struttura che è la Madonna del Monte. A parte che è una chiesa che dista a 200 metri da casa mia, quindi è un luogo del cuore, non soltanto FAI, ma è un luogo del cuore personale. Conosco bene e ho contribuito come Lions ad una raccolta fondi per diciamo valorizzare la cappella della Madonna del Monte, ma soprattutto per evitare che andasse nel dimenticatoio. Abbiamo insieme ai Lions, ne parlavo con Don Luciano, il parroco della cappella, di questa appunto cappella, del degrado di questa cappella, per cui ho ideato un progetto, Adottiamo un monumento. Attraverso questo progetto abbiamo iniziato una raccolta fondi che nasce nel 28 settembre dell'anno scorso in occasione della festività del Santo Patrono, fino a concludersi poi a luglio. Abbiamo raccolto una somma di 3.500 euro che abbiamo donato a Don Luciano perché potesse cercare di ristrutturare quella parte necessaria della cappella. È una bella sensazione, perché sono quelle realtà che per tanti motivi non si frequentano più come si frequentavano una volta. Tanti anni fa, all'interno di questa cappella, nei luoghi circostanti, con un centro storico molto più abitato, erano luoghi di incontro e di ritrovo, lo sono ancora, ma sicuramente in maniera minore. E quindi è stato molto importante scoprire questa targa, i luoghi del cuore, con il FAI, perché sicuramente raccogliere 2004 firme è un segno, è un cenno molto, molto importante. Io non la conoscevo, devo dire che ho avuto un impatto molto molto bello, a dimostrazione del fatto che viviamo in una terra ricca da un punto di vista culturale, ricca da un punto di vista anche sentimentale, perché sono tanti bei sentimenti che vengono trasmessi, e vedere tanta gente, tante persone appunto qui questa sera ci riempie veramente di gioia. Il Vallo di Diano è un territorio che ha tanti tesori nascosti. Sul turismo culturale e religioso noi abbiamo investito molto in passato, e penso che oggi ci sono le condizioni per continuare, anche in vista del giubileo del 2025.